Sono commosso, sono tremendamente commosso. Avete presente quando vi sentite completi? Quando la vostra vita è tremendamente completa? Sembra quasi che sia giunta la vostra ora perché finalmente avete raggiunto quell'obiettivo che vi siete sempre prefissati di raggiungere. Io davvero faccio difficoltà a trovare le parole dentro di me per descrivere questo momento e faccio anche veramente fatica a tirare fuori tutte quelle emozioni che in questo determinato istante mi stanno coinvolgendo dalla testa ai piedi. Oggi Riccardo ha trovato la sua metà. Oggi Riccardo ha trovato il suo pezzo mancante. Siccome sono spesso abituato a sfogarmi e a raccontarmi di fronte alla videocamera, ho voluto immortalare questo momento che è di fondamentale importanza per la mia vita attuale, ma anche di fondamentale importanza per la mia stessa crescita. L'essere umano durante il corso della propria vita è spinto irrefrenabilmente verso la felicità. È una corsa continua nel tentativo di essere felici, perché se non siamo felici non siamo nulla. Siamo un puntino piccolissimo all'interno di un universo infinito regolato da leggi che ci spazzano via. E quindi l'unico modo per cercare di rimanere aggrappati alla nostra vita è quello di sorridere. Non si può pensare di vivere continuamente la propria vita e sprecare del tempo prezioso rimpiangendo il passato, rimpiangendo determinate persone. No, basta. Volta pagina, butta via il libro e vai avanti per la tua strada. Ma allo stesso tempo, se pensi che vale la pena lottare, lotta. Lotta per ciò che ami e per ciò che desideri. Perché nessuno al posto tuo può giudicare quanto sia importante per te una determinata cosa o una determinata persona. Quindi io oggi, felicemente, vi comunico che sono tornato assieme a un qualcosa che per me rappresenta tutto. È un rapporto un po' difficile da descrivere, un po' difficile da spiegare, ma anche un po' difficile da vivere. Ma sono contento che alla fine ci siamo ritrovati allo stesso posto, alla stessa ora e con gli stessi sogni. Io ti amo follemente, pizza! Io ti amo follemente, pizza! Mi sei mancata tantissimo, era da circa una settimana che non ti mangiavo e ti amo tantissimo, lo giuro. Grazie di essere stata sempre vicina nonostante fossimo lontani, nonostante ci dividesse una distanza di 2-3 km da casa mia al pizzaiolo. Grazie mille. Come farei a stare senza di te? Io non riesco a spiegarmelo. Ma questo non è un contenitore qualsiasi. Questo è l'emblema della felicità di qualsiasi persona. Fate molta attenzione a quello che io sto per fare. Può sembrare un normale contenitore per la pizza, in realtà è un qualcosa di assurdo. Io mi sto commuovendo nuovamente. Se lo aprite escono due bretelle. Se avete capito bene, due bretelle. Il pezzo sopra va piegato in questo modo per dividere le due bretelle. Va fissato tramite due gancetti in cartone. Le bretelle si uniscono nella parte superiore, si mettono al collo come se fosse una collana e questa, ragazzi, posso ufficialmente comunicarvi che è l'invenzione più intelligente e più figa del 2016. A questo punto non ci resta che testarla. Dopo aver ordinato una buonissima pizza, infiliamo le bretelle in questo modo e devo dire che questa invenzione è assurda. La mia vita ora ha un senso. Posso andare in giro tranquillamente, avere le mani libere per utilizzare il cellulare. Quando voglio mangio il mio spicchio di pizza. Posso bere dell'acqua in qualsiasi momento. Posso tappare quando voglio senza nessun tipo di problema. Cioè, immaginatevi di andare in giro per il centro così con le mani in tasca. Quando volete tirate fuori il vostro cellulare e lo utilizzate. Poi prendete la vostra pizza, mangiate uno spicchio. Quando volete potete ballare. È una figata assurda. Potete anche affidarla a vostro padre. Vostro padre potrà anche mangiarla, anche lui, avendo l'altra mano completamente libera. Potrà appoggiare, fai vedere come appoggi e batti le mani, papà. Appoggia il pezzo di pizza, appoggialo, abbatti le mani. I didn't get the message.
love and a blessing, girl. Bella ragazzi, il video termina qui. Spero davvero che vi sia piaciuto. Come promesso, saluto due persone che hanno commentato la mia ultima foto su Instagram e sono Caterina Simonini, quindi ciao Caterina, e Riccio Francesca. Ciao Francesca. Mi raccomando, andate sul mio profilo Instagram Riccardo Dose, seguitemi e commentate l'ultima foto che ho pubblicato utilizzando questa volta l'hashtag Dose ama la pizza. Nel prossimo video saluterò due di voi. Seguitemi anche sulla mia pagina Facebook Riccardo Dose, che sta andando davvero alla grande, e anche sul mio profilo Twitter. Vi lascio tutto qui in sovraimpressione, ma anche qui sotto in descrizione. Bene ragazzi, io vado a finire la mia amata e fantastica pizza, quindi buon appetito a tutti, ci vediamo nel prossimo video. Bella! Ciao.